Scusi, abbiamo dal grande 101. Sì, mi devono fare, vieni subito. Lei dalla finestra si è lanciato per ripararsi e scappare da Abel e Carlos, oppure è stato lanciato giù da loro? No, io mi sono buttato per finestra perché mi volevano ammazzare, perché loro primo va a Carlo e mi ha colpito la testa con la mazza di baseball. Erano più di 15 persone, io era tan spaventato, portavano anche portello, portavano tante cose. Si yo restaba en cámara, loro entrábano y me sirven. Pero bueno, yo me sono buttado su una máquina. Carlos e Abel, perché volevano cacciarvi dalla stanza? Perché non pagavate loro qualcosa? No, nemmeno a me mi hanno chiesto soldi per la stanza o qualcosa. Neanche Abel? No. E perché però allora volevano cacciarvi? Che loro comandavano. Volevano dimostrare che comandavano? E lui, Carlo. Quello del 28 di maggio non c'entra niente con quello che è successo dopo con la bambina. Ma voi quel giorno, il 10 di giugno, dove stavate quando poi in quei momenti spariva la bambina intorno alle 3:30 di pomeriggio? In quel giorno io ero in camera, io ero a letto. Ah, ecco, lei stava a letto perché si era fatto male finendo giù dalla finestra. Certo. Io ero da solo nella mia stanza, mia compagna esce al lavoro. Con quello della bambina non c'entra nemmeno del racket, né niente. Nessuno ti prende un bambino o una bambina per la vendita di qualcosa. Quello deve essere un'altra cosa che il genitore lo deve non sapere. Io non lo so nulla che cosa ha successo dopo con nessuno. Io sono una brava persona, sempre lavorato, ho 12 anni qui e non c'è problema con nessuno mai.